Riguarda le vicende estere, ci sono nuovi sviluppi per quel che riguarda il conflitto siriano. La coalizione a guida statunitense ha compiuto infatti raid aerei contro le forze alleate del regime di Assad. Per Damasco è un'aggressione, ma Washington parla di autodifesa. Sentiamo il racconto di Pier Damiani d'Agata. Le bombe americane cadono sulla Siria, colpiscono e uccidono le milizie che sostengono il regime di Bashar al-Assad. Un attacco massiccio con 100 combattenti morti. Il governo siriano parla di crimini di guerra contro l'umanità. Sicuramente è lo scontro più grave avvenuto in Siria tra americani e forze governative siriane. Siamo a est del paese, Deir ez-Zor, fertile terra dell'Eufrate e di petrolio. 300.000 barili di produzione giornaliera fanno della regione il più ricco giacimento del paese. Il Syrian Democratic Force, i curdo siriani, hanno respinto lo Stato islamico e adesso controllano i pozzi. Non lontano, però, ci sono le forze di Damasco, appoggiate da Russia e Iran, che vorrebbero riconquistare il territorio. Le ragioni del raid aereo americano non sono ancora chiare. Secondo l'intelligence statunitense, le truppe lealiste stavano preparando un attacco al quartier generale delle forze democratiche siriane, dove si trovano anche i militari di Washington. E così la guerra in Siria va avanti. Nel nord del paese, ad Afrin, l'esercito turco bombarda da almeno un mese i curdi dello YPG, considerati da Erdogan terroristi e nemici di Ankara. Mentre la provincia di Idlib e i centri nella regione di Ghouta restano sotto l'assedio delle truppe di Assad, bombardati dai caccia russi. I ribelli resistono, ma non si sa per quanto ancora, e intanto i civili muoiono. 13 milioni di siriani hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, 6 milioni sono gli sfollati interni.